Questa è una gara di mezzo fondo di Monterosso, dovrebbe essere la seconda manifestazione organizzata da Spezia. E come giornata oggi diciamo non è delle migliori perché si è alzato un po' di vento e quindi di conseguenza anche il mare non è un po' mosso. L'onda comunque è un'onda lunga che permette ai nuotatori di nuotare, non è pericoloso. Sicuramente è una bella giornata e il posto ha richiamato, non è perfetta ma una bella giornata comunque, ha richiamato più di 200, mi sembra intorno ai 280 partecipanti. Il mare è un mare, si sa, un mare dei Cinque Terre, quindi ha favorito l'arrivo di tutti questi concorrenti. Per quanto riguarda poi i partecipanti, ci sono atleti agonisti di ogni età e atleti master che si sa che partono dai 25 fino ai 70 anni. Il nuoto in mare è ormai un'attività che ha preso campo, ci sono manifestazioni anche internazionali, quindi è ormai un'attività a pieno regime. Speriamo che tutti i ragazzi delle piscine possano provare a avvicinarsi a questo sport, che secondo me è uno sport, oltre che essere molto divertente, sarà il futuro poi del nuoto anche a livello internazionale. Cioè, ci sono già ormai competizioni, siamo entrati in Olimpiadi con il nuoto di fondo in acque libere, speriamo che si vada avanti così. Bocca al lupo a tutti!